Ciao a tutti, oggi ho pensato di proporvi una bella guida su come sgretolare NIO. Sicuramente molti, come me, staranno impazzendo nel trovare un titolo che più o meno ci soddisfi dopo aver finito il DLC di Elden Ring. Bene, io vi posso assicurare che NIO è un'alternativa stravalida ed è uno dei titoli più freschi del genere, a mio avviso. Detto ciò, fiondiamoci subito con il video, diamoci da fare. Iniziamo subito uscendo dalla celletta. Qui, piccolo consiglio che vi do, potete skippare anche voi tutto, tanto nella prossima zona non ci rimarrà un cazzo. Tutte le medicine che avete raccolto, tutte le cose, le anime, insomma, non vi rimane nulla, quindi andate tranquilli. Questa è una sorta di tutorial che vi mette il gioco. Qua non fatevi ingannare, ci sono delle torri poi a due livelli. Poi salite sempre fino al secondo livello o tutto giù. Questo lo possiamo lasciare stare. Vedete, questo è quello che vi dicevo, lì era diciamo, il piano intermedio, voi salite fino a sopra. Qua invece due volte giù. Qui prendiamo l'ascia del bandito. Mi raccomando, qua non fatevi prendere questi che sono bastardi. Non cercare neanche di fightarli, perché tanto fatti apposta per perdere tempo. Anciuda. Bene, mentre arrivate qua potete già equipaggiarvi l'ascia. Ci sarà la prima boss fight, tra virgolette, molto tra virgolette. Questo va giù con 3/4 hit. C'ha la seconda fase. Questa è veramente una cazzata, basterà che aspettiamo che ci pushi e gli diamo 3 hit. E poi andiamo indietro. Quando rifà di nuovo la carica, possiamo di nuovo dargli 3 hit. Triangolo e cerchio, parte la caccia e ce ne andiamo subito al capitolo 2. Qui vi farà scegliere le armi, scegliete katana, Kusarigama, come cazzo si chiama lui? Kusarigama, sì, e Kato. Ecco, poi nel gioco potete usare qualsiasi arma preferite. C'è anche l'Odachi che è fortissima. Queste sono solo, diciamo, anche le statistiche, ti dà dei bonus tipo cuore, la katana e il Kusarigama mi sembra destrezza, non mi ricordo. Come già detto, avremo perso tutto, troveremo la katana su quel cadavere, indietro. Questi sono i santuari e se trovate quell'omino verde lì in giro, si chiamano Kodama. Se li trovate prendeteli sempre che danno dei benefici, poi vedete. Durante la scelta delle armi vi farà anche dire io ho detto no. Se siete alle prime armi fatevi anche il tutorial per capire almeno le basi tipo il recupero del ritmo ki e le posture. Io comunque vi dirò anche tutto passo passo. Qui non dimenticate di prendere il Kusarigama, che è l'arma più forte del gioco, secondo me, e anche la più bella. Però per il momento ci servirà solo la spada per questa sezione. Adesso io passerò in modalità di postura alta. E gli yokai hanno un punto debole, ovvero le corna in testa. Dandogli semplicemente un hit, se
sviene un attimo. Mi prendo la chiave e me ne vado. Qua stringere le chiappette. Opla. Me lo liscio. Andiamo. Mo passiamo già al lato tecnico, a parte un po' su cosa. Qua ci buttiamo subito due punti a magia. Passiamo a prendi abilità e sbloccatevi. Talismano debolezza, talismano dell'acqua e l'ultima pergamena in fondo per aumentare la capacità. Nel passare da ninja prendete lo shuriken. Queste prime tre pergamene dovremmo prenderle tutte, quindi compratela. E appena sarà possibile fare la seconda e la terza la prenderemo. Tanto vi ricordo io quando. Ripregate e avremo sbloccato il prepara jutsu. Mettetevi lo shuriken, talismano acqua e debolezza. Mettetelo nelle scelte rapide. Qua uso un glitch, voi potete girare l'aria tranquillamente. Adesso tutto ciò che raccogliete vale. Se proprio volete lo scattino dopo, fate 2x da una linea retta perfetta e vi curate subito dopo. Non dovreste morire. Vi consiglio per la salute mentale di non farlo, ci ho messo un botto per impararlo. E per postura alta col Kusarigama, acqua, appena entrate buttate il talismano quello a destra della postura. Guardate un po', anche lui essendo uno yokai con la postura alta lo stunniamo le prime hit. Ogni scarica non fate gli ingordi, spostatevi, io qui non mi sposto, infatti mi prendo una bigna. Quando c'ha la barra rossa per ogni nemico, quando lo attaccherete gli annullerete attacchi e quant'altro, rimane inerme praticamente. Fino a quando non recupera quella linea viola, vedete? Quella è la postura. Una volta aver distrutto Jimmy, come potete vedere è molto fattibile, non... soffre veramente tanto il danno ad acqua. E con l'amuleto della postura lo sciogliete. Un punto a corpo e due punti a spirito. Ma purtroppo sono morto, adesso vi mostro anche dove come un pilla. Mi fa tutta questa strada per nulla praticamente. Questo è un altro piccolo glitch tra virgolette, doppio salto e dovete atterrare lì. Sempre se volete, io vi consiglio di girare tutto con calma. Io vado solo di fretta e cerco di fare sta roba. Se nel caso l'avete fatto, salvate. Perché io sono appena morto e l'ho dovuto rifare. Qui ci sarà un pezzo importante da raccogliere. Volendo potete anche farmare, rientrate sempre. Che sarebbe la maschera Yotoko. Questa servirà per un boss ben specifico, scusate. E vi mostrerò sempre io quando e come usarlo. E qui mi ero sennellamente spento. Avevo un pochi HP, sono morto di caduta. Ok, vi ricordate il fatto delle tre pergamene? Arrivate qui. Sbloccatevele tutte e tre. Una di queste sarà il R1 cerchio, ci farà tipo una rabbia che ci baffa. 1, 2 e 3. Che sarebbe questa qui, R1 cerchio, per non averlo premuto insieme. Baffatevi l'arma con l'acqua, shuriken le cade a terra, danno della postura e poi tenendo premuto L1 triangolo, spammandolo, succede questa cosa, voi continuate tanto non vi prenderà. Attaccatela normalmente così poi ricade. E la chiudete così. Quindi mi raccomando, la cosa importante è sapere quando si sta per rialzare,
avrà la postura rossa e voi dovrete un attimo fare l'attacco normale, così le ricade di nuovo giù. Tutto lì. Questa è la terza zona. Ovviamente vi saranno un botto di secondarie, fatevele. È già easy così, immaginate se livellate, vi mettete punti soprattutto su corpo, magia, spirito e destrezza, che sono i danni col Kusarigama. In caso orientatevi con queste stats. E anche l'abilità. Anche abilità comunque non è da meno, eh. Allora, qua è una parte che può essere fastidiosa per alcuni, forse perché magari volete fare i vostri try, perderete qualche talismano. Si chiama talismano dello spirito. Talismano istantaneo, scusate. Ok. Male che va, ragazzi, uscite dalla missione con il ramo lì che avete negli oggetti e rientrateci, così vi farmate tutte le volte che volete e quanti ne volete. Quindi su quello non vi preoccupate. Vi spiego anticipatamente, il boss che andiamo a affrontare, Nue, offre parecchio lo status doppio, il dualismo. Quindi noi gli faremo acqua e fuoco. Però il fuoco glielo possiamo dare semplicemente usando il talismano, questo qui che sto equipaggiando in questo momento, l'istantaneo. Baffiamo sempre con R1 cerchio. Postura bassa, stavolta ragazzi è triangolo, triangolo. Poi recuperate il ki con R1. Buttategli sempre il coso del ki. Appena passi i due fulmini, buttate già l'amuleto. Io qua sono stato anche lento, cap. Voilà. E il gioco è fatto, ragazzi. Lui diventerà inerme. Fate sempre triangolo, triangolo e recuperate la postura. Oh, triangolo, triangolo, recupero postura. Ovviamente per triangolo, triangolo, vorrei correggermi, sono comunque, lo dovrete premere 3 o almeno 4 volte. Chiudete la combo e ripristinate il ritmo ki. Qui c'è questo bastardo. Fategli le motte se ne andrà a fanculo. Piccola cosa che mi sono scordato di dire anzi prima. E mi raccomando, prima di entrare in questa missione in particolare, passate dal fabbro dove c'è il segno del dojo. Andate dal fabbro e comprate tutte le pallottole per il fucile a schioppo. E anche a miccia, per sicurezza. Come sempre, livelliamo, dai, almeno qualche livellino ce lo buttiamo anche noi. Come potete vedere, abbiamo già sventrato due boss, diciamo, non in un modo abbastanza easy, senza sudare troppo. Qui ci tengo a dirvi, ci sono dei punti prestigi, usateli, vi danno più vita, riduzione danno elementale, danno agli yokai e quant'altro. Spammateli, spendeteli tutti quelli che accumulate. Vi saranno molto utili. E vita contro regno yokai. Yokai, abbiamo detto, sono i demoni e anche i boss la maggior parte delle volte. Qui vi seguo anche passo passo dove andare. Come sempre siamo quasi a più di metà video. Fatto ciò ci manca veramente poco. Potete essere voi completamente autonomi, potete fare tutte le build, provare tutte le armi. Ovviamente usando sempre queste magie vale su tutto poi. Quindi non siete per forza legati a usare il Kusarigama poi o la spada. Una volta completato tutto, aspettate, non fatelo in questo momento ancora. Ci manca un amuleto essenziale, piccolo spoiler, che ci rallenterà sia i boss che i nemici. Tu lo butti e questo diventerà, si chiama proprio Bradipo, il talismano.
Mi raccomando, se non ve l'ho già detto, equipaggiate il fucile a schioppo e il fucile a miccia. Praticamente ci faremo un boss letteralmente sparando con quelli. Il prossimo che andremo ad affrontare è veramente molto debole a questi tipi di attacchi. Se invece lo affrontiamo diversamente, richiederà un buon farming e una buona dose di impegno. Qui avremo una compagna, tra virgolette, e ci riuscirà poi ad attivare questi cosini gialli che attivano le porte. Nel caso lo voleste affrontare senza l'utilizzo delle armi, vi consiglio di usare la spada e con postura intermedia. Però è un bel casino, eh. O l'audaci, meglio ancora, se ne avete nell'inventario. Io vi suggerisco questo. 5 colpi di schioppo e se ne va a casa. Qua se non mi si bugga l'NPC ogni volta non è qua, infatti io devo andare e assistere. La bro gli piace fightare, fa la guerra nelle vene. Oh, ce l'ha fatta. Ragazzi, prendete subito lo schioppo in mano, mirate la testa e sparate. Oh, guardate, la postura gli se ne va a metà. Col secondo, il terzo che io ho messo perché ho il pad che mi drifta. 4, 5 e poi nel caso switchate con la miccia. Io purtroppo sono stato unlucky. L'avrei shottato col prossimo colpo di che ho missato. E voilà. Easy. Adesso non vi resta che fare la missione della grotta. Che io ho tagliato per motivi comunque di tempistica. Tanto è abbastanza. Basta che seguite il percorso e ci arrivate. E vi mostro come sconfiggere questo boss, anche abbastanza, può essere fastidioso, ma in realtà non lo è. Postura alta all'inizio, sbloccate l'amuleto del vento, sto usando in questo momento. Appena cade, postura bassa, tenendo premuto L1 e triangolo, gli facciamo il solito attacco. Ci trasformiamo, quindi ricordatevi di entrare nella boss fight con lo spirito carico per la trasformazione. E voilà, tritato. Abbastanza easy anche lui. E adesso arriva la parte un po' più tosta. Qui vi devo dire che se non volete farmare troppo, un'ottima arma per affrontarlo è l'Odaci. Odaci con l'amuleto di fiamme. Vi ricordate le maschere di Yotoko che vi dicevo? Quelle le potete farmare o comprare comunque nella casa da tè, mi sembra che si chiami. Sconfitto lui, possiamo fare finalmente la quest per il amuleto Brani. Preso quello, non ci manca più nulla, raga, praticamente. Ho aggiunto, come potete vedere, le pillole di potenza. Quelle si sbloccano nella sezione delle abilità ninja, però, non magia. E si chiamano pillole di potenza. Aumentano il danno d'attacco. La potenza d'attacco, scusate. Quindi col giusto tempismo io qui mi trasformo solo per ottenere una lieve armatura, proprio per poter usare la maschera di Yotoko. Sembra, a quanto pare, la soffre tantissimo. Più magia avrete e più la maschera farà danno. Dopo aver sconfitto Umiboso, ovvero questo bastardo, andate dal dojo e avete queste quest qui che si chiamano Magia Omnio Iniziato, bla bla bla, Veterano, eccetera. Vi dovete fare le prime due. Questa, che è letteralmente una cazzata. Scusate la sciocca. Io ho sbagliato, mi sono messo un bel frammento, era inutile, non fatelo. Dovevo mettermi la magia, che ancora non avevo perché dovevo fare il preparajutsu.
Qui basta che buttate una palla di lava alla statua e lo sciottate. Questa è la seconda quest, nulla di chissà quanto impegnativo. Ammazzate questi tre mob. Qui vi mostro anche quanto è importante l'amuleto del Bradipo. Adesso spawnano uno di quelli grossi, ed è anche abbastanza veloce. Infatti io prenderò qualche schiaffo. Adesso io butterò subito l'amuleto del Bradipo, guardate come cambia la situazione. Boom. Innovo. E questo lo potete usare sui boss, non solo sui mob normali. Fatto questo, se proprio volete cimentarvi, c'è poi la via dell'Omnio Veterano, quella sarà un po' più dura, vi sbloccherà il Bradipo livello 2, che sarà ancora più efficiente. Siete letteralmente pronti per essere autonomi, potete sperimentare qualsiasi arma che vi piace, e potete spendere i punti abilità, provate tutte le varie pergamene, ci sono anche tipo le pergamene prestigio, se sicuramente apprezzerete, e fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo gioco e spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione.